Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Roquen. Benvenuti a questa mia nuova piccola rubrica che si chiama Elvis Story. E naturalmente, amici miei, vi voglio anticipare che questa piccola rubrica continuerà. Se continuerà, se ci sarà la vostra approvazione di vedere altre puntate. Perché è un po' un esperimento un po' del mio canale. A parlare di alcuni personaggi famosi in un musicale, voi sapete che a me, oltre a essere un collezionista di action figure, sono anche un appassionato di musica moderna e classica, volendo a volte. Naturalmente, voi sapete, sono un grande fan del grande Elvis, di Elvis Presley, e quindi volevo dedicare una serie di puntate dedicate a questo grandissimo artista. E come vi ho detto, questa rubrica continuerà soltanto con la vostra approvazione. Se io vedo che questa rubrica non riscuote tanto successo, quindi tanti mi piace o tanti commenti, se non riceve nulla di tutto ciò, questa rubrica io sarò costretto ad abolirla. Perché non mi piace tanto i video quando non vanno bene, io li vedo. E mi dispiace quando capita, e quindi vorrei cercare subito di rimediare e pubblicare tanti altri video come già è accaduto nel mio canale. Che quando vedo che c'è un video che non va molto bene, subito tampono con un altro per cercare di risollevare un po' le sorti del mio canale. Comunque, amici miei, chiusa questa parentesi, questo video è dedicato a Mirko Macedua, che è stato lui il primo che mi ha dato l'input della realizzazione di questo video. E quindi, Mirko, questa puntata è dedicata a te e a tutti quelli che sono appassionati di musica e che vogliono sapere qualcosina sia di Elvis che di tanti altri cantanti. Quindi, iniziamo, questa rubrica musicale appunto con Elvis Story. E allora, amici miei, Mirko Macedua mi chiedeva perché ti piace Elvis e come l'hai conosciuto. Allora, sono due domande un po' difficilotte. Vabbè, come l'ho conosciuto tramite mia madre, perché mia madre è una grande appassionata di musica vintage, gli piace tantissimo Elvis, è stato il suo primo mito e quindi in un certo senso me l'ha trasmesso, anche se devo dire che sin da bambino io vedevo filmati di Elvis, ascoltavo musica così così, però non mi prendeva più di tanto, lo consideravo così un cantante normale, non mi attirava più di tanto, va. Sì, sapevo che c'era questo cantante, questo belloccio, questo bel cantante, così, alcune canzoni erano piene di ritmo, mi piacevano, perché no? Mi piacevano da bambino tanti dei suoi film, che poi, crescendo, i miei gusti nel riguardo ai suoi film sono un po' cambiati, perché da bambino certe cose le apprezzi in alcuni film, poi cresci e ti rendi conto che alcuni dei suoi film, purtroppo, dandogli ragione a Elvis stesso, che Elvis stesso odiava tutti i suoi film perché non gli piacevano, non era il genere che voleva fare Elvis. Elvis voleva Ammirava tantissimo attori come James Dean e Marlon Brando e sapeva di non avere un grande talento come attore, però ci voleva riuscire. E purtroppo questa opportunità non gli è capitata perché Hollywood lo ha classificato come un attore a tutto tondo musicale per fare dei musical e tutto qua. Quindi è caduto nell'oblio dei classici musicarelli che ha avuto un grande successo di cassetta, però è un successo di nicchia, tutto qua. Non è stato grande come è stato grandissimo nella musica. Chiusa questa parentesi, allora,
come l'ho conosciuto, vi ho detto, tramite mia madre, così così, però l'amore per la sua musica mi è arrivata all'età di circa 16 anni. Io a 16 anni, da solo proprio, ho iniziato a prendermi quei 4 CD che mia madre possedeva, che conteneva tutta roba, erano tutti brani anni 50. Allora me li sono messi e devo dire, ora conoscendo la musica di Elvis, le canzoni anni 50 non sono niente rispetto ai decenni che vennero dopo, tipo agli anni 60 o agli anni 70, che tanta che la critica spesso sminuisce l'Elvis anni 70 dicendo quasi che, non, che la musica di quel periodo non è molto importante, è accettata solo dai fans. Forse è vero, e loro consacrano che il vero Elvis musicale è quello degli anni 50. Io, da esperto, perché mi definisco esperto, che ho letto tanto, ho ascoltato tanto, e onestamente, sempre riguardando un mio punto di vista, un mio parere, onestamente, ascoltando tutto il materiale pubblicato negli anni 50 in confronto non è niente rispetto agli anni successivi, specialmente agli anni 70, amici. Perché il materiale che ha pubblicato negli anni 70 lo trovo molto interessante e ricco, pieno di sentimenti e anche pieno di ritmo. E quindi ascoltavo soltanto quei pochi CD che mia madre aveva, erano tutti brani anni 50 e anche se io li trovavo antiche, li trovavo, però devo ringraziare quei CD perché grazie a quei CD che mi è nata questa bellissima passione per la sua musica, quindi ho ascoltato all'estremo quei vecchi CD, quelle vecchie registrazioni anni 50 e poi ho iniziato a comprarmi dei nuovi CD che finalmente contenevano delle canzoni più in là. Con gli anni e me ne sono innamorato totalmente. Quelle che ho trovato, le ho trovate straordinarie, splendide. E tutto qua, quindi mi è nata questa passione musicale, soprattutto per Elvis. Che cosa mi piace di Elvis? Beh, vediamo. Mi piace, in un certo senso già l'ho detto. Mi piace prima come artista, come cantante. Il genere che amo di più, il suo genere che amo di più sono soprattutto le canzoni gospel. Perché uno dice: ah, il re del rock and roll ha fatto rock and roll. Non è vero. Perché Elvis è l'unico artista ad aver vinto 3 Grammy Awards. 3 Grammy. E tutti e 3 Grammy li ha vinti per la categoria gospel. Tre suoi album gospel hanno vinto dei Grammy Awards. E quindi Elvis era bravissimo a cantare le canzoni religiose, il gospel, questo straordinario genere che io non conoscevo totalmente. Io quando ho ascoltato il primo album, A Great Old Heart, a me mi sembravano tante ballate malinconiche o d'amore. Però sentivo che c'era più sentimento in una classica ballata d'amore. C'era qualcosa di più profondo che io sentivo in quelle interpretazioni, in quelle sue interpretazioni. C'era qualcosa di più pesante, di più intenso. E questo mi ha colpito. Quindi poi, con gli anni, ho scoperto questo genere, l'ho conosciuto e ho capito di che cosa meravigliosa si trattava. E quindi il genere che amo di più di Elvis è il gospel. E poi naturalmente mi piace, a parte la sua musica, come ho detto, il repertorio di più mi piace il repertorio anni 70, poi anni 70 e poi infine quello anni 50. Vado un po' controvento, lo so, ma mi piace essere proprio così. Quello che mi piace poi di Elvis è, vabbè, aveva un bell'aspetto, era un bel ragazzo,
mi piace il suo look, mi piacciono, come vedete, e mi piacciono il modo dei suoi capelli. Finché ce li ho, spero di potermeli fare così, perché lo trovo un look, alcuni possono ridere, possono ridicolizzarmi, possono. Ma a me piace questo stile. Lo trovo uno stile molto, sempre giovanile, sempre attuale. Cioè, c'è chi ha la possibilità di portarlo in una maniera più moderna, c'è chi ha la possibilità di portarlo molto vintage, magari come me. Però, per me, mi sembra un look sempre, sempre vivo. È un look sempre, sempre molto affascinante. Per me è un look che alle ragazze piace. Magari non a tutte, perché ci sono quelle ragazze che adorano il ragazzo con i capelli rasati, con la cresta, con tipo a presa elettrica, tipo tutte. Però, onestamente, io amo questo stile da bellone, e quindi mi piace la musica di quel repertorio, il suo look. È un po' di lui, perché volendo trattiamo di un personaggio che penso che di come si. Cioè, basta guardare Elvis per vedere realmente com'era. Non penso che usasse una maschera artistica, cioè che si camuffasse davanti alle persone. Certo, nella sua vita ci sono tanti lati chiari e tanti lati bui, però i lati bui, conoscendo da quanto tempo che conosco Elvis, non ce ne sono tanti. Gli unici lati bui è soltanto che intraprendendo la sua carriera artistica ed essendo sfruttato 24 ore su 24 a fare concerti su concerti, diciamo, era entrato nel circolo non della droga, come tanti dicono, è drogato, droga, cocaina, marijuana. Non si tratta di questo. La droga che si tratta con Elvis si tratta di droga farmaceutica. Elvis si assumeva un farmaco che si chiamava Demerol. Il Demerol è un fortissimo antidolorifico che lo assumono i malati terminali di cancro. Questo Demerol lo usava anche Michael Jackson. Quindi, se si tratta di droghe, si tratta appunto di sole droghe farmaceutiche. Ormai lui era preso, non ne poteva più fare a meno, perché non prendeva soltanto questo specie di farmaco, ma ne prendeva tanti altri farmaci così pesanti, così che gli davano le forze per sostenere un ritmo inumano, ed essere così sfruttato dal suo manager, perché Elvis è stato il più grande caso di sfruttamento artistico. Elvis non è mai stato calcolato dal suo manager come un essere umano, ma soltanto come una macchina, spendi soldi. Questo era per il suo manager. Quindi, a sostenere una vita così, a questo ritmo, aveva bisogno di apparire davanti alle persone. E poi si è visto nel corso degli anni come tutto questo è ricaduto su di lui, esteticamente, interiormente. Elvis è un grande caso di suicidio in diretta. E purtroppo quando già sei in quel tunnel è difficile che esci. Quindi questo, amici miei, è il lato oscuro un poco che c'è su Elvis, che tanto oscuro non lo vedo comunque. E un altro lato oscuro è che purtroppo ha registrato alcuni film un po' brutti, perché ne ha fatti 33, ma non tutti e 33 sono brutti. Ne ha fatti 31 da attore e due sono due documentari cinematografici sui suoi concerti, anni 70 e 72.
Quindi 31 di questi film d'attore, se ne possono prendere 10, 11, 12 che sono davvero belli, dove lì per me si nota la sua vera arte come attore anche. Il resto si può accarezzare, si può un po' accantonare, però anche in questi un poco più scadenti c'è sempre qualche brano davvero abbastanza bello che dà vita a quel film. E quindi, amici miei, questo è quello che mi piace di Elvis, punto di vista. Quindi, amici miei, fatemi sapere se volete questo sequel, diciamo la vita, dalla nascita fino alla morte, vista dal mio punto di vista. Amici miei, questo era questo mio piccolo video introduttivo a questo inizio di questa serie. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto o con un mi piace. Amici miei, che cosa dirvi più? La mia passione per questo artista ve l'ho detta, quindi fatemi sapere voi, quindi al prossimo video è... Ma che cosa è?